Ivan Zaitsev, Mozart, e quindi vediamo in Italia Ivan Terribili, soprattutto per i felici. Lo zar, assolutamente. Lo zar, in triste ci sono. No, ma perché mi ci dipingo? Se lo dico come sempre, appena simpatizzi di una squadra diventi... Capita. Bene. Sì, il soprannome che mi è stato dato da quando ho giocato a Roma, da quando ho iniziato la mia carriera da schiacciatore, quindi me lo porto dietro con passione e con felicità. Sì, ma ti conoscevano molto, ma con argente che spendono. Fanno parte delle culose. Certo. Forse è quella di andare a casa lui. Certo, assolutamente. Era difficile, però ci avevamo sperato. Peccato. La semifinale è stata molto bella e credo che quella sia stata la partita, quella emblematica, quella che ha riassunto un po' tutto il nostro carattere, quello che siamo come squadra. Quindi non perdi Sì, assolutamente, ho i genitori che vivono in Russia, ho giocato 2 anni a Mosca e quindi ho il passaporto russo, però sono nato, ho il doppio passaporto, però sono nato a Spoleto, mi sento italiano, molto più italiano di quelli di altri italiani, ecco, mettiamo la mia. Invece di russità cosa è rimasto? È rimasto, certi lati del mio carattere penso che si rispecchino un pochettino in quelli russi a volte, però è difficile spiegarlo, perché comunque vivo da sempre qua e quindi anche se sono passato 2 anni lì a Mosca è sempre difficile fare un focus. Sì, mi sento più a casa. Tu quindi non avresti programmato il torneo? Mai dire mai. Adesso voglio godermi l'Italia, carneggio di casa. Io sono andato al mare. Anche forse tra sono stato più che altri. Sicuramente sì. Se il fisico me lo permette, che spero che sarà così. Spero che non invecchia troppo. Riesce ancora a schiacciare ancora più. Medaglia. Ci proviamo, assolutamente. Grazie, Ivan. Di quasi istituzioni.